Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata della rubrica Nutrizionista Chilometro Zero. Io sono Raffaella Bocchetti, una biologa nutrizionista, e in questa rubrica vado a incontrare i produttori locali e i qualche contadini della rete di Campagna Amica Coldiretti e Terra Nostra. Oggi siamo a Pergola in compagnia di Doriana Barattini Pascucci all'Agriturismo Il Casale e parleremo di tapinambur. Il tapinambur è un tubero come la patata e ha tantissimi carboidrati, però ha delle caratteristiche molto importanti per la nostra salute. Infatti, come carboidrati c'è l'inulina, che è una fibra che viene utilizzata anche come integratore perché riduce i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue. Non solo, ma è anche una fibra che ha il potere di legare l'acqua, quindi dà moltissimo potere saziante. Non è attaccabile dai nostri enzimi, quindi va nel nostro tratto gastrointestinale, nel nostro intestino, aiuta lo sviluppo di batteri buoni, bifidobatteri, che sono indispensabili per il benessere della nostra funzionalità intestinale. Non soltanto, ma anche un'altra caratteristica, che è ricchissimo di potassio, più delle banane. Quindi il fatto che sia comunque un vegetale energizzante, ricco di potassio, va benissimo anche per gli sportivi. Oggi Doriana, che cosa ci prepari col tapinambur? Prepariamo una vellutata con il tapinambur, usiamo della cipolla di Castiglione di Suasa, della crema di robiola e del brodo vegetale. Quindi questa è la ricetta light che potrete fare durante la settimana. Allora, come si prepara? Allora, prendiamo il tapinambur, lo laviamo e poi lo peliamo come peliamo una patata. Un pochino, sono piccolini, ci vuole un pochino di tempo. Tapinambur è comunque un prodotto che voi potete trovare nei mercati di Campagna Amica perché viene coltivato in queste zone. Il tapinambur è un prodotto estero, però negli ultimi anni la sua coltivazione è stata avviata anche qui nelle Marche e questo viene dalla provincia di Pesaro. Quindi anche in questo caso abbiamo la possibilità di avere un prodotto a chilometro zero. Sì. Cosa facciamo? Una volta pelato lo possiamo mettere a bagno con acqua e limone, che almeno non anneriscono. Lo andiamo a tagliare a pezzetti non grandi. Poi prendiamo un tegame. Okay. Prendiamo un tegame, mettiamo la cipolla. Ah, mi dicevi la cipolla di Suasa. Sì, cipolla di Suasa dell'azienda agricola La Tradizione. La cipolla di Suasa è un sigillo Campagna Amica. Cosa vuol dire? Che è uno di quei prodotti che se n'era perso un pochino la coltivazione, è stata recuperata e adesso viene utilizzata perché ha un gusto particolare. Più dolce, sì. Ok, mettiamo queste. Lo mettiamo sul fuoco, aggiungiamo del brodo vegetale, non metto sale, che poi lo aggiustiamo alla fine. Ricordiamo che il tapinambur è un tubero, però assomiglia come sapore più al carciofo che alla patata, sì, quindi sì. È molto... Ha quel retrogusto di carciofo, sì. Allora, la mettiamo sul fuoco con del brodo vegetale che aggiungiamo finché non è cotto. Si sta cuocendo, siamo quasi arrivati a cottura. Ancora un attimino. E ci siamo. La vellutata è quasi pronta, è cotta. Prima di frullarla aggiungiamo della crema di robiola, che riusciamo a amalgamarla meglio. Ecco. Ok. Penso che basti così. Poi vediamo se non è sufficiente. Mi passi per cortesia? Sì. Ok, lo frulliamo. Va bene, siamo arrivati alla densità giusta, togliamo questo, grazie, e lo andiamo a impiattare. Mettiamo il piatto qua, che lavora meglio. Qui mettiamo del prezzemolo, giusto un pochino. Mi passi l'olio? Certo. Grazie. L'olio di dov'è? L'olio è un'azienda agricola locale, sempre qui vicino a noi, quindi sempre a chilometro. Un filino di olio e possiamo aggiungere del pane bruscato. E questo. E questa è la nostra ricetta light che possiamo preparare durante la settimana. Per la ricetta della domenica, Doriana, che cosa ci proponi? Allora, facciamo un raviolo con un ripieno di topinambur, ricotta di bufala
Ricotta di bufala, ok, e parmigiano. Allora, prima iniziamo con la cottura del topinambur. Mettiamo in una padella uno spicchio d'aglio, un filino di olio e mettiamo il topinambur e lo lasciamo cuocere piano piano, ma richiede pochissimo tempo. Per fare la pasta usiamo della farina di farina zero con l'aggiunta di semola e usiamo 3 uova. Perché usi la semola? Uso la semola perché mi rende la pasta, non si scuoce. Mantiene meglio la cottura. Un piccolo trucco da cuoca. Possiamo passare alla preparazione della pasta. Allora, facciamo la classica fontanella. Aggiungiamo le 3 uova. Ricordiamoci che la qualità dell'ingrediente è fondamentale, quindi noi abbiamo preso una farina di grano marchigiano e le uova sono delle uova di allevamento a terra, libere. Sì. Gli animali allevati liberi di galline felici. Le galline felici. Questo perché è importante, non smetterò mai di ripeterlo, perché le caratteristiche nutrizionali delle uova dipendono dal benessere degli animali, quindi delle galline, come stanno, come vengono allevate e soprattutto che cosa mangiano. Allora, un pochino ci vuole però. Certo. Questa è la ricetta della domenica, quindi la possiamo fare anche con i nostri bambini. Questa, è un'occasione per stare tutti insieme per far qualcosa con loro. La possiamo preparare anche la sera precedente, perché la prepariamo e la mettiamo in frigorifero e la mattina la tiriamo la sfoglia. Ok, quindi è possibile anche farlo prima, organizzandoci. Sì. Doriana, nella vostra azienda cosa allevate e cosa coltivate? Allora, abbiamo un allevamento di caprette. Ah. Abbiamo dei capretti e degli ortaggi, patate, insalate, queste cose qua, sì. Ok. Quindi a centimetro zero. Quindi quanto ci vuole per fare? Allora, diciamo che 10 minuti per fare questo impasto ci vuole. Poi la lasciamo riposare una mezz'ora. In frigo o a temperatura ambiente? Allora, se la facciamo la sera prima, la mettiamo in frigo, sempre coperta. Io la copro con una pellicola. Altrimenti basta una mezz'ora fuori frigo. Quindi deve diventare come quella. Deve diventare come quella, sì. Questo adesso lo togliamo. È possibile farlo anche con altre farine? Sì. Hai mai provato qualche farina integrale, farina di farro? Noi facciamo la farina di farro. Con la farina di farro facciamo dei maltagliati. Sì, usiamo la farina di farro. Abbiamo usato anche della farina di favetta e ci facciamo degli gnocchi. Ah. Sì, okay. Usiamo farine diverse. E poi il farro viene coltivato in questa zona, quindi esatto. Utilizzate proprio un prodotto vostro. Allora, finché la pasta riposa, prepariamo il ripieno. Allora, nel ripieno mettiamo 300 g di ricotta. Ok, ricotta. Ricotta di bufala di Trionfi, l'azienda agricola Trionfi Onorati. Quindi anche questa della zona. Sì. Mettiamo questa. Mettiamo diciamo il topinambur già cotto e passato a coltello. Ah, ok. Lo passo un pochino a coltello, che almeno non rimangono più morbido. Più omogeneo. Mettiamo un uovo. E del parmigiano. Ok. Senza aggiungere sale. Un pochino di sale andrebbe messo. Un pochino. Lo aggiustiamo di sale. Mettiamo una grattugiata di noce moscata. E del limone, che dà quel sapore. A me piace il limone. Ovviamente, dato che utilizziamo la buccia, un limone non trattato. Limone non trattato, chiaramente. Ok.
E lo lasciamo riposare. Lo lasciamo riposare un attimo. Finché lui riposa e si insaporisce, noi andiamo a tirare la sfoglia. E vedo che l'impasto è abbastanza morbido. Sì. Va bene? Oppure... Allora, per la pasta ripiena va bene, perché almeno riusciamo a sigillarla meglio. Se fosse più dura come facciamo le tagliatelle, non riuscirebbe a sigillare bene, la dovremmo bagnare. Quindi deve essere bagnata umida? Sì. Sei velocissima, tu la fai a mano, ma chi non ha voglia, non è brava a fare come me in cucina, può usare la macchinetta, la famosa nonna papera, giusto? Nonna papera, esatto. Questa è la tecnica. Si avvolge la pasta attorno al mattarello e la si stende in questo modo. E si stende. Qualche trucco lo dobbiamo imparare. Sì, ma è facile, non è difficile fare la pasta. Non c'è bisogno per... raviolo, anzi una mezzaluna, fare una sfoglia molto, la possiamo lasciare un pochino più spessa. Ok, quindi io vedo qualche millimetro. Beh, ancora ci vuole. Magari le nostre nonne erano più brave e la facevano bella rotonda. Allora facciamo così, basta così, prendiamo un coppa pasta e facciamo dei cerchi. Prendiamo un pochino di ripieno, lo mettiamo al centro, facciamo un altro, ok, togliamo qua, lo prendiamo in mano, lo chiudiamo, lo schiacciamo bene con le mani e poi ripassiamo anche con la forchetta. Ah, così si chiude bene. Almeno siamo sicuri che la pasta è chiusa bene. Se non abbiamo tagliato bene, lo ripassiamo per... Certo. E questa è una cosa che si può fare tranquillamente. Possiamo fare anche la pasta ripiena già il giorno prima. La lasciamo in frigo. Ah, questa è una cosa molto importante. Quindi non diventa umida la pasta. Mantiene. Ok. Ho messo del burro in padella, burro chiaramente di un'azienda agricola locale, ho salato l'acqua, calo i ravioli, ho messo solamente del burro, ho utilizzato del burro di un'azienda agricola locale, non ho messo nient'altro perché comunque sia il raviolo ha un sapore particolare che ha quel retrogusto di carciofo e sta bene così con solo burro. È una pasta fresca, perciò richiede poco tempo di cottura. Quando vediamo che vengono a galla, li scoliamo, sempre meglio un pochino più al dente, che poi li ripassiamo in padella. Ok, li ripassiamo in padella, magari aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura e facciamo asciugare quel pochino di acqua che ho messo. Lo saltiamo in padella finché il burro con l'acqua di cottura che ha un pochino di amido diventa una cremina. Allora, la pasta è pronta, l'abbiamo saltata in padella, adesso andiamo con l'impiattamento. Allora, per l'impiattamento possiamo usare un pochino di vellutata, ci facciamo una piccola base. Per riprendere il ripieno. Per riprendere il ripieno, sì. Sì. E poi andiamo a mettere il raviolo e mettiamo un pochino di prezzemolo come guarnizione. Possiamo mettere fuori se non a tutti piace. E questo è il piatto. Questa è la ricetta della domenica, delle mezzanune con ripieno di tapino burro. Sì. Ringraziamo Doriana Baratini Pascucci dell'Agriturismo Il Casale. Io vi do appuntamento alla prossima puntata della rubrica Nutrizionista Chilometro Zero. Vi ricordo che le ricette, le video ricette le potete trovare sul mio blog www.labiologanutrizionista.it e sui social di Col Diretti Marche, Campagne Amiche, Terra Nostra. Arrivederci! Arrivederci!